Buongiorno da Obiettivo News. Oggi, 19 aprile, è Sant'Emma di Sassonia e nell'anniversario della nascita del suo fondatore, Rolando Toro Araneda, si celebra la Giornata Mondiale della Biodanza. Il termine biodanza deriva dal greco bios, vita, e dalla parola danza, intesa come movimento naturale dell'essere umano in mezzo agli altri, in un contesto stimolante di supporto e di connessione alle emozioni. La biodanza è nata nel 1965 dalla ricerca ed esperienza personale di Rolando Toro Araneda, psicologo e antropologo cileno. Alla sua base studi di biologia, fisiologia, neuroscienze, proprio i progressi sperimentati nelle neuroscienze hanno confermato il grande valore della biodanza per i sistemi di sviluppo umano e confermano la sua metodologia. La biodanza si fa in gruppo, in un ambiente protetto, in cui ci sentiamo completamente a nostro agio nel lasciarci andare ed essere accolti. Un prezioso percorso di ricostruzione affettiva, utile anche per affrontare la vita giorno dopo giorno. Indipendentemente da ciò che scegliamo per prenderci cura di noi stessi e dell'altro, la Giornata Mondiale della Biodanza ci offre l'occasione per tendere la mano verso chi in questo momento ha bisogno di punti di riferimento, volontà di cambiare, esigenza di aiuto.